Nonostante la pioggia ed il maltempo, tantissimi aretini hanno affollato la cattedrale di Arezzo per le consuete celebrazioni della Madonna del Conforto, un pellegrinaggio che ogni anno coinvolge tantissimi fedeli per pregare l'icona religiosa, simbolo del credo aretino. La messa pontificale è stata presenziata da Monsignor Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Insieme al cardinale in Duomo erano presenti molti vescovi della Toscana, tra i quali Gualtiero Bassetti, predecessore dell'attuale arcivescovo della diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro Riccardo Fontana e Giuseppe Betori. Ad accompagnare l'ingresso in cattedrale dalla porta santa di Monsignor Bagnasco, seguito da vescovi e sacerdoti della chiesa aretina, l'applauso dei numerosissimi fedeli presenti all'interno del Duomo. Al centro dell'omelia la figura della Vergine Maria, con numerosi riferimenti alle con aretina. Quanto conforta il conforto di Maria. Sembra che la Chiesa, pensando alle opere di misericordia corporale e spirituale, tanto raccomandate specialmente in questo anno santo, abbia voluto la Chiesa declinare proprio il conforto che la Santa Vergine offre ad ogni persona che a lei ricorre. Dar da mangiare gli affamati, ospitare i pellegrini, visitare gli infermi e carcerati, consigliare i dubbiosi, perdonare le offese, avere pazienza con le persone moleste e tutte le altre non sono forse opere di grande conforto? Le celebrazioni sono poi proseguite per l'intera giornata. Alle 14 con la benedizione dei bambini, con la messa solenne delle 18 celebrata dall'arcivescovo Riccardo Fontana ed infine alle 23 la messa finale celebrata dal parroco della cattedrale Don Alvaro Bardelli. Alle 21:30 il consueto omaggio al mondo della giostra con l'ingresso dei quartieristi in cattedrale.